del parco del Colosseo, diretto, lo ricordo, da Alfonsina Russo. E dicevamo, Colosseo privo di turisti, un Colosseo vuoto, un Colosseo come non abbiamo mai visto, un Colosseo che in qualche modo ha potuto respirare e ha potuto parlare anche in modo diverso a chi lo frequenta tutti i giorni, agli studiosi soprattutto, che da molto tempo, da molti anni lo stanno studiando. Quindi vedremo in questo film un Colosseo le cui pareti, i cui muri ci parlano, vi parlano, soprattutto a voi appunto funzionari studiosi che appunto leggono le tracce del passato. E che cosa in questi giorni avete sicuramente, parlavamo di una nuova opportunità di studio, di analisi, che cosa vi ha detto di nuovo il Colosseo in questi mesi passati? Grazie innanzitutto. Dunque, in questi mesi il Colosseo ci ha detto molto e ha parlato una lingua diversa. Il silenzio di cui parlava prima Federica ha consentito a noi di ascoltare la voce del Colosseo in una maniera del tutto nuova. Abbiamo potuto soffermarci su quello che è conservato e nascosto sulle sue pareti. Va detto che abbiamo cominciato a leggere i segni lasciati anche in età moderna e in età contemporanea, proprio con l'intento di restituirli al pubblico, sia nell'immediato che ovviamente una volta riaperto il monumento, perché va detto, non abbiamo mai pensato che non si arrivasse alla riapertura e che non si arrivasse alla riapertura arricchiti insieme. Siamo stati fortunati perché nel nostro gruppo di lavoro la malattia non è entrata, è rimasta fuori. In qualche modo, lavorare all'interno del Colosseo ci consentiva di ascoltare i suoni delle sirene, delle ambulanze da lontano e di poterci concentrare sul lavoro. Un lavoro che ha visto, sì, la lettura stratigrafica del monumento andare avanti, arricchirsi, e nello stesso tempo pensare a come restituirlo al pubblico. Oggi se stiamo proponendo il sabato sera un percorso per negromanti e pastori e che parla di un'eredità più dimenticata del Colosseo, che è proprio quella degli anni che generalmente sono considerati dell'abbandono, o forse dovremmo dire che parla di un modo diverso di viverlo, beh, è grazie a questa esperienza, è grazie a questo momento. E grazie a questo momento che ci siamo resi conto che siamo in un luogo in cui il presente diventa storia, e questo in qualche modo ci dicono quelle pareti in cui ci sono incisi i nomi dei primi visitatori, un gesto che oggi è in realtà un danneggiamento al patrimonio, un reato, ma che in passato era un segno di estrema vicinanza e consonanza con quei luoghi. Forse però quello che ci ha detto il Colosseo in quel momento in cui abbiamo avuto la fortuna di poter tornare a lavorare è stato quello di avere fiducia, e una lezione sulla storia, sull'immanenza, sul fatto che comunque quel tempo sarebbe passato, che ci sarebbe stato un cambiamento, che noi avremmo potuto vederlo e che noi avevamo il dovere di trasmettere questa fiducia all'esterno, perché noi, come tanti, abbiamo continuato a lavorare e prenderci cura di qualcosa di importantissimo, un simbolo. Quello che abbiamo cercato di fare anche durante quei momenti era, attraverso i nostri canali di comunicazione, i nostri social, trasmettere questa fiducia all'esterno, trasmettere la lezione di un tempo che passa, anche nel peggiore dei momenti, a più persone possibili. Grazie, Elisa.